Radio Zimmer. Radio Zimmer. Non è una radio qualunque, è una web radio, l'unica, inimitabile, con Sassà Santomauro. E chi se no? Panarea, Radio Zimmeri con Sassà Santomauro. Buonasera Eolia, eccoci qua amici, ben ritrovati ancora insieme dopo il Latino America con Music della Tarde con Adi e Solani. Seconda live per chiudere questa giornata del cavolo, io dico del cavolo. Martedì 28 novembre, pioggia, vento, tutto quello, non ci facciamo mancare niente. Buonasera ai nostri amici siciliani, sempre con noi, sempre a tenerci in compagnia a vicenda. Allora amici, noi andiamo subito ai titoli delle notizie che andremo a dare in questo Sunset Eoliano. Notizie davvero importanti. Partiamo! Hasta aquí la primera parte del Sunset. Ahora nos mantenemos informados y vamos con las noticias más importantes del momento con Sassà Santomauro. Approfondimento sulla situazione di Filippo Turetta in carcere, accusato dell'omicidio. Accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. 4 anni dopo, Fernando Laurent svela in retroscena dell'esonero di Ancelotti al Napoli. È un gentiluomo e un tecnico impressionante. Peccato che il presidente De Laurentiis volesse punirci. Lo scontro fra Simone Inzaghi e Federico Chiesa, protagonisti di uno scontro verbale inedito durante Juventus-Inter, l'allenatore nerazzurro resta pietrificato dopo aver sentito cosa ha detto il tecnico piacentino. Yolanda Renga ha da poco pubblicato il suo primo romanzo intitolato Qualcosa nel mondo in cui sbagli. La neoscrittrice, 20 anni, il prossimo gennaio, è figlia di Ambra Angioin e Francesco Renga. Assomiglia più alla madre, papà è più delizioso. Scrivere con lui mi piace, sì. Poi non se ne fa nulla, ha raccontato. Tutto questo, amici, nel corso di questo Sunset Eoliano in compagnia di Sassà Santomauro. E allora, bando alle ciance, si va subito al disco pilota. Con il despertador de Radio Zim. Prendi il tuo tempo, ascolta. Radio Zimmer di Web, da Panarea. Disco pilota amici, Heart Over Mind, Alan Walker insieme a Daya, dell'album Walker World, a Radio Zimmer di Web. Alan Walker, Radio Zimmer. Insieme in questo martedì 28 novembre. I'm a human talker for how do I cut the
diretta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle 7 isole Eolie. Overman, Alan Walker, Diane Walker World, l'album di cui abbiamo estratto questa traccia fantastica, bellissima, mi piace. E allora si va ancora avanti, amici. Lasciamo Heart Over Man, amici, e si continua ancora. Si va in Italia questa volta con un grande artista, ma noi siamo andati a ripescare un vecchio brano che davvero ha fatto sognare e ballare tante persone nell'anno 2020 con Good Time, amici. Arriva Gali. La musica como te gusta. La que activa tus sentidos. I see I'm too late. Zimmari Web. Cause the players gonna play, 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 play. Siente como suena. Too much of heaven. Suena bien, ¿verdad? Somos Radio Zimmari Web. Too much of heaven. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi. Che si fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, yeah, yeah. E poi bla bla, voglio stare in casa. Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici meno li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera. Yeah, yeah, yeah. E buonasera ai nostri amici del Sud America, insieme ancora con noi per il terzo giorno consecutivo
gli amici di Bernabuco e del O Brasil, e poi buonasera agli amici della La Rioja, Argentina, e buonasera, buonasera agli amici dell'Egitto e del Giappone, ancora con noi gli amici degli States, Minnesota, sull'onda di Radio Zimari Web. Radio Zimari, lo stile, la professionalità, il gusto e la raffinatezza della web radio del XXI secolo. Con Sassà Santomauro e chi se no. E lasciamo così, amici cari, Good Time. Album DNA targato 2020, il brano che abbiamo estratto appunto, questo Good Time. Ma si continua ancora. Voi siete pronti? Siete pronti? Noi sì, arriva Jonathan Brother insieme a Valer Zimmerman con Strong e noi. Da Panarea, Radio Zimari. Radio Zimari. Con Sassà Santomauro. Hell of a week, but we made it. Yeah, we made it. Hear the bar shutting down, but we're staying. Yeah, we're staying. Only got so long till the morning comes, and life is too short to be wasted. So light me up, twist me something good, make it strong enough, last long enough before the night is up. Just give me something good, pour me all your love, make it strong enough, I'm never coming down. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Jonathan Brodar e Baylor Zimmerman a Radio Zimari Web. E oggi stasera sono un po'... Oggi è stata una giornata in fiacca, molla. Infatti si è dormito quasi tutto il giorno. Strong and Goy, Jonathan Brothers e Baylor Zimmerman a Radio Zimari Web. Twist me something good, make it strong enough, last long enough. The night is up. Just give me something to pour me all your love. Make it strong enough. I'm never coming down. Make it strong. Make it strong. Make it strong enough. I'm never coming down. Never coming down. Make it strong. Make it strong enough. I'm never coming down. Dalle magiche frequenze di Radio Zimari e con voi Sassà. Sassà. E andiamo, andiamo all'ultimo brano per chiudere questa prima parte del Sunset Euliano e riprenderemo con la seconda parte della Sunset subito dopo la fine della TG Zimmer. Ultimo brano, I Believe in Love Again, insieme a Peggy Go. Amici, c'è Lenny Kravitz. Resta con noi. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. Thank you.
Marta Panare. Radio Zimari. Radio Zimari. L'atmosfera giusta per te. L'atmosfera giusta per te. Hasta aquí la primera parte del Sunset. Ahora, nos mantenemos informados y vamos con las noticias más importantes del momento con Sasa Santomauro. Con Sasa Santomauro. Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, si trova attualmente nel carcere di Montorio a Verona. In vista dell'interrogatorio di garanzia programmato per martedì, Turetta ha trascorso le sue prime ore in detenzione, richiedendo libri per studiare ansiolitici per poter dormire. La sua situazione, definita a rischio suicidio, richiede una sorveglianza costante. La strategia difensiva di Turetta, che incontrerà a breve il suo avvocato Giovanni Caruso, potrebbe includere una confessione per alleggerire la sua posizione. Al momento le sue dichiarazioni fatte alla polizia tedesca non sono utilizzabili giuridicamente poiché effettuate senza assistenza legale. Una perizia psichiatrica potrebbe essere un altro asso portante della difesa, cercando di accertare eventuali problemi di salute mentale. Il lavoro della procura, guidato da Bruno Cerchi e Andrea Petroni, si concentra sull'analisi degli indizi che potrebbero indicare una premeditazione dell'omicidio, inclusi gli oggetti trovati sul luogo del delitto. L'autopsia, prevista per il 1 dicembre, potrebbe rivelare ulteriori dettagli cruciali, incluso se vi fossero stati segni di crudeltà.
andiamo a vedere un po' la vita in carcere e le prossime mosse. Nel frattempo Turetta, ora in una cella condivisa, verrà trasferito nella sezione protetta del carcere. Ha già avuto un incontro con un cappellano e si sta sottoponendo a valutazioni psicologiche. Il suo caso continua ad attirare attenzione, in particolare per i dettagli emersi, come il libro per bambini trovato vicino al corpo della vittima e il non ancora rintracciato cellulare di Giulia. A Vigonovo, il paese natale di Giulia, si è svolto una passeggiata arrabbiata, un evento significativo per sensibilizzare sulla questione dei femminicidi. Gino Cecchettin, padre di Giulia, sta considerando la creazione di un sito web in memoria della figlia, con l'abitazione della famiglia trasformatosi in un punto di raccolta per messaggi e omaggi. In questo contesto drammatico la società cerca risposte e giustizia, mentre la famiglia di Giulia e la comunità cercano di trovare modi per onorare la sua memoria e sensibilizzare sull'importante tema della violenza contro le donne. Riemergono tanti ricordi nell'incontro fra Carlo Ancelotti e il Napoli in Champions League. Come avete già capito, cambiamo completamente argomento. Andiamo a parlare un po' di cose meno importanti, ma non dimenticando mai. L'avventura all'ombra del Vesuvio non si è conclusa come i tifosi speravano e a distanza di qualche anno, intervistato dai microfoni, Fernando Llorente ha raccontato in retroscena dell'ammutinamento della squadra che ha poi portato al suo esonero. Non me l'aspettavo. Un allenatore così prestigioso mi ha offerto, non appena sono atterrato, una cena in hotel con suo figlio Davide. È un gentiluomo, è un tecnico impressionante. Ho imparato molto da lui. Il primo ricordo dell'ex attaccante è quello di un allenatore molto accogliente, pronto ad aiutare i nuovi giocatori a inserirsi all'interno della rosa, grazie anche alla sua infinita esperienza. Il suo arrivo era carico di aspettative da parte di tutti, con un allenatore di caratura internazionale e che aveva vinto tutto in carriera. Il Napoli si aspettava di compiere un passo in avanti, ma tutti i sogni sono stati disattesi dopo un anno e mezzo dal suo arrivo in città. Il 10 dicembre del 2019 Ancelotti viene sollevato dall'incarico, al termine di un periodo difficile in cui la squadra si era messa anche contro la società. Llorente ha raccontato cos'è accaduto in quei momenti, sottolineando il ruolo dell'allenatore in tutta la vicenda che alla fine lo ha portato all'esonero. Peccato che il presidente De Laurentiis volesse punirci per i cattivi risultati con il ritiro e noi rifiutammo di accettare. Ancelotti si schierò dalla nostra parte e fu cacciato. Il suo appoggio alla squadra, reduce da tanti risultati negativi e settima in campionato al momento del suo addio, gli è costato la fine della sua avventura in azzurro. L'ultima in Italia prima di passare all'Everton e poi ancora una volta al Real Madrid, che aveva già allenato per 2 anni. Juventus
Juventus-Inter non è stata solo una partita valida per lo scontro al vertice di Serie A, ma anche una guerra di nervi. Sia Allegri che Simone Inzaghi hanno schierato le proprie squadre in campo in maniera quasi scientifica, senza voler rischiare nulla. E in campo questa solidità difensiva e l'equilibrio fra i reparti si vede tutta. Il pareggio è stato il risultato più giusto, ma sul terreno di gioco all'Allianz Stadium non sono mancati scontri e i duelli anche durissimi, come quello che ha visto protagonista Simone Inzaghi e Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus è uno di quei giocatori abituati sempre a far sentire la propria voce in campo, e in questo caso, oltre che ai compagni di squadra, agli avversari e all'arbitro, ha fatto sentire anche all'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. Un curioso episodio mostrato dalle telecamere di DAZN nella consueta rubrica Borda Campo. Le immagini mostrano ciò che è accaduto dopo un contrasto tra Barella e Chiesa, proprio sotto gli occhi di Simone Inzaghi. Una rimessa laterale che diventa l'occasione per Chiesa per dire qualcosa al tecnico nerazzurro. La rimessa laterale viene assegnata all'arbitro ai nerazzurri. Simone Inzaghi si è appena impossessato del pallone in attesa di consegnarlo al suo centrocampista, quando a un certo punto sente una voce, Chiesa, mentre si allontana, dice qualcosa all'allenatore dell'Inter, che rimane pietrificato con la sfera tra le mani, prima che Barella gliela porti via. Il tecnico piacentino osserva in maniera continua, senza sbattere nemmeno le palpebre degli occhi, il giocatore bianconero che lentamente si allontanava da lui. Dieci, 20 secondi in cui Simone Inzaghi osserva senza proferire parole l'esterno della vecchia signora. Si sono detti qualcosa, o meglio, Chiesa ha forse detto una frase all'allenatore nerazzurro che non è stata molto gradita da quest'ultimo. Inzaghi lo guarda così intensamente, quasi con una mimica facciale spaventosa, che a un certo punto deve intervenire un suo collaboratore dalla panchina per farlo tornare sui suoi passi e pensare nuovamente alla partita. Al triplice fischio i due si sono chiariti ed è stato proprio Chiesa a cercare l'allenatore dell'Inter per spiegare l'accaduto e probabilmente scusarsi. L'immagine di quanto sia stato ricco di tensione questo Juventus-Inter, che è solo al primo atto della stagione. Yolanda Renga, il legame con i genitori, mi piace tutto quello che riguarda la scrittura, dalla narrativa alla sceneggiatura. Mi piace anche l'idea di scrivere testi di canzoni, ha raccontato Yolanda Renga, la quasi ventenne, lascia quindi una porta aperta a una futura collaborazione con il padre, Francesco Renga, noto cantautore. Glielo dico sempre, lui risponde sì, ma poi non se ne fa mai nulla. Cresciuta con i genitori separati, la ragazza crede di essere caratterialmente più simile alla madre, che come voi tutti conoscete è Ambra Angioin. Grazie ancora amici di essere rimasti e di aver avuto la pazienza. Se siete arrivati fin qua vuol dire che Radio Zimmari vi entra dentro e non vi abbandona più. E allora che dite? Continuiamo ancora con la musica, ma prima diamo la fine di questo TG Zimmari. Llegamos al final de las noticias destacadas del momento. Ahora, seguimos escuchando la mejor programación en Radio Zimbabwe. Tattau, Ludwig, a Radio Zimmari Web. Fumare, bere, spare. Disco pilota di questa seconda parte di questo Sunset Eoliano, martedì 28 novembre. È un'altra notte, tattau, tattau, tattau.
Mi mandi fuori senza sentimento, faccio centro, godimento, movimento lento. Il giorno, buonanotte, andiamo oltre. Tata ue, solo io e te. Non mi stanchi mai, sei il mio crazy time, sei il mio crazy time. E un'altra notte, tata u. Piaci pure quando finisce l'effetto dell'alcol. Chiamami papi perché ti chiamo io e nessun altro. Quella cosa che ti ho dato non pensare sia un patto. Ti do l'esclusiva solo se mi firmi il contratto. Sali sul Porsche, fammi vedere come muovi il sedere quando ti metti a sedere. Ti piace quando dico è arrivato Ludwig. Facciamo quello che vuoi, basta che non urli. E un'altra notte, tata tata tata. Se vuoi bailare, tata Radio Zimari Web e Sasà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Tata a Radio Zimari Web, amici. Ludwig a Radio Zimari. Radio Zimmer. Radio Zimmer. Non è una radio qualunque, è una web radio. L'unica, inimitabile, con Sasà Santomauro. E chi se no? Primo brano di questa seconda parte, amici, e noi continuiamo ancora con la musica in questa seconda parte. Intanto colgo l'occasione per salutare gli amici lombardi. Insieme alla nostra capitale ci sono gli amici della Campania. E allora, amici, siete pronti? Con un po' di funky, un po' di reggae, con Hey California! Seguimos compartiendo lo mejor de nuestra esencia. Estás en Radio Zimari. Accendi il tuo impianto, prendi uno spritz o stappati una birra e goditi la nostra musica. Hey, California, missing your sweet, sweet love and heartbreak. Hey, hey, California, loving those memories coming back to me. Feel the Pacific wind blow away my heartache. See the Mary Jane on the grave. Cause there's no better time than the sunshine. Put your hands up and feel the heat. Yeah, that's me, feeling the love, showing the light. Sunlight, the sunlight, the sunlight, yeah.
Radio Zimari. Radio Zimari con Sassà Santomauro. Sassà Santomauro. I've been so caught up lately, thoughts spinning round my head. I should just let go, maybe be right here instead. Beauty in the everyday. E dopo un po' di funky si ritorna un po' a fare Never Over Never. Martina Salvini. Siamo quasi alla fine, amici. Grazie ancora a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza di ascoltare il TG Zimmer. Ecco, per concludere con gli ultimi due brani, che è Hey California e Never Over Never, insieme a Martina Solve. Amici da Santomauro, è davvero tutto. Ancora una buona continuazione di serata in questo martedì 28 novembre. Ancora ciao, ciao, ciao. Catch me. Baia di Zimmer. It's me.
che Radio Zimari, la radio delle isole Eolie. La radio delle isole Eolie. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimari, più musica, più musica.